Ciao a tutti, rieccomi con un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi qualche nuova creazione che ho realizzato in questo periodo. Ho realizzato essenzialmente orecchini e quindi oggi ve ne mostrerò una selezione. Altri ne sto ancora realizzando. Cominciamo subito col primo paio di orecchini che vedete qui già sul mio tavolo. Si tratta di orecchini lunghi pendenti, con una goccia in agata finale. Anche le pietre che compongono questo orecchino sono in agata, ma dalla colorazione rossa. Ho inserito questa monachella molto carina che viene detta alla francese. Vedete, si inserisce così nel lobo. Questo è l'orecchino intero. Davvero molto semplice. Mi piace molto il contrasto tra il rosso e il bianco e l'oro. Fa molto natalizio, diciamo. E perciò ho voluto abbinare alle pietre rosse la minuteria dorata. Il prossimo paio di orecchini che voglio mostrarvi è molto simile al precedente come struttura, ma le pietre utilizzate sono del tutto diverse. Ve ne mostro uno più da vicino. Ho utilizzato sempre questa monachella alla francese che mi sta piacendo molto. Poi, montata su una minuteria dorata, ho utilizzato delle micro pietre di agata color grigio, di un grigio molto bello, che secondo me sta molto bene con le pietre in agata color azzurre. Alla fine ho voluto inserire tramite un chiodino a testa tonda una perla di fiume davvero molto bella, che con il celeste, il dorato e il grigio secondo me sta davvero molto bene. La particolarità di questi orecchini è che sono molto lunghi, davvero molto belli da indossare. Ho utilizzato delle perle di fiume anche per questi orecchini che vi sto mostrando adesso, e secondo me sono davvero molto belli e luminosi. Ho utilizzato, vi faccio vedere un orecchino più da vicino, ho utilizzato come monachella questa monachella liscia in argento color oro. Ho inserito proprio sotto la monachella questo elemento in cristallo davvero molto luminoso. Poi queste due pietre in agata un po' schiacciate dalla colorazione rosa, più che altro è un salmone, e in mezzo a queste due pietre molto particolari ho inserito un'altra perla di fiume, e gli orecchini hanno un effetto sia luminoso che molto elegante. I prossimi orecchini che vi mostro hanno la particolarità di avere degli elementi che hanno fra di loro un forte contrasto di colore. In questo caso sto parlando di questo elemento in cristallo di color arancione e questa maxi pietra in agata viola, ovvero in ametista. Adesso, come sempre, ve lo faccio vedere uno da più vicino. Ho utilizzato ancora una volta la monachella alla francese, dopodiché ho utilizzato questo elemento in cristallo color arancione che contrasta perfettamente con questa maxi pietra in ametista. Ho voluto realizzare una coda pendente per questi orecchini in elementi in catena dorata. Alla fine ho inserito degli Swarovski bicono. Questi orecchini già li ho indossati, mi sono piaciuti tanto proprio perché a me piace indossare orecchini o comunque accessori che abbiano questo forte contrasto di colore, perché li trovo molto belli e molto vistosi, cioè molto visibili. Quando ci sono questi forti contrasti di colore, ovviamente l'accessorio spicca di più, risalta di più. Dei prossimi orecchini che vi mostro, ho realizzato il tutorial. Lo trovate, ve lo lascio in qualche schedina qui in giro. E che dirvi? Ho realizzato questi orecchini con queste bellissime pietre in cornola, da questa forma
Ciambellina l'ho chiamato durante i tutorial. Dopodiché ho inserito questi elementi in catena che sono alternati da cipollotti neri e da pietre dure in agata color grigio e mi piacciono davvero tanto perché quando li indosso c'è tutta questa coda pendente in catena, che è una catena davvero luminosa. Anche di questi orecchini ho realizzato il tutorial e ve lo lascio in giro da qualche parte qui sul video. In questo caso ho utilizzato sempre la pietra in corniola a forma di ciambellina che ha delle sfumature bellissime, delle pietre dure in corniola sfaccettato che si abbinano ovviamente a queste pietre che ho utilizzato qui in questo caso alla fine dell'orecchino e questa meravigliosa catena super super luminosa. Davvero anche questi orecchini mi piacciono tanto perché mi piace il fatto che questa pietra a forma circolare, a forma di ciambella, si muova quando cammino accanto al viso. Il prossimo paio di orecchino che vi mostro è davvero molto semplice, non sono altro che delle pietre dure in agata tutte e tre che sono collegate fra di loro con dei nodini ad orefice. La cosa carina è che ho inserito questa monachella a forma di stellina in argento e le pietre sono tre tipologie di agate, nelle colorazioni viola sono ametista e quella bianca. Sono tutte e tre pietre dure e poi ho inserito dei piccoli cipollottini neri tra sopra e sotto la pietra bianca, così per farla risaltare un po' di più. Prossimo orecchino che vi mostro ancora più semplice. È composto da una pietra dura in corniola, un elemento in catena dorato zigrinato e una perla di fiume. Stavo cercando, anzi sto ancora cercando in questo periodo di smaltire un po' di materiale creativo perché davvero ne ho tantissimo e se volessi comprarne altro non saprei dove metterlo, quindi mi conviene prima smaltire un po' quello che già ho. Ancora un altro paio di orecchini, è questo qua che mi piace davvero tanto. Di solito non so perché mi ritrovo a utilizzare sempre le stesse pietre di colori azzurro o colori ametista, viola. E anche se ne compro di altri colori, per esempio in questo caso con il verde, come potete vedere ho anche diverse sfumature di verde, di solito tendo sempre a non utilizzarle e a lasciarle nel mio scatolone di pietre dure. In questo caso mi sono detta che dovevo per forza utilizzare delle pietre verdi e così ho fatto. Ho realizzato questi orecchini sempre pendenti utilizzando sempre questa monachella che sto amando, questo tipo di monachella che è chiamata la francese e ho utilizzato tre diverse sfumature di verde in queste tre pietre di agata. Un verde un po' più acido, un verde scuro e un verde molto molto chiaro. Ho utilizzato questa piastrina in ottone come parte focale dell'orecchino e alla fine ho inserito questo bellissimo Swarovski sempre su una delle tonalità del verde petrolio che piace tantissimo. E sono rimasta davvero soddisfatta perché finalmente sono riuscita a utilizzare queste pietre di colore verde e soprattutto sono riuscita a utilizzare queste piastrine in ottone che avevo da tantissimo tantissimo tempo. L'ultimo paio di orecchini che voglio mostrarvi per questo video sono questi qui che ho realizzato simili per l'onomastico di una mia amica. Sapevo che a lei piaceva il color bianco abbinato al viola. Ho trovato questi bellissimi elementi in resina che rappresentano una rosa. C'erano diversi colori, ma ovviamente dovendo farle un regalo, ho deciso di prendere questi qua bianchi. Avendo usato questa pietra viola molto scura, c'è questo fortissimo contrasto di colore fra questi elementi. Per fortuna il regalo è stato un regalo molto gradito, meno male. Bene, per questo video abbiamo finito. Vi ho mostrato tutti gli orecchini che ho realizzato in questo periodo
Come vi ho detto, ne sto realizzando anche altri, in realtà sto realizzando anche altri accessori, ma vi farò vedere tutto in un video futuro. Spero però che gli orecchini che vi ho mostrato in questo video vi siano piaciuti, fatemelo sapere giù nei commenti e soprattutto guardate l'info box per andare a vedere il link alla mia pagina Facebook e il link al mio profilo Instagram che vi lascio come sempre giù nell'info box. Per ora è davvero tutto, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Un bacio, al prossimo video. Ciao ciao!